Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo della seconda parte del Festival di Mondstadt, ovvero il Windbloom Festival. Windbloom Festival che si accinge ad accedere alla sua seconda parte, dove avremo la possibilità non solo di ottenere nuovi personaggi e vedremo anche il come, ma soprattutto ci permette di accedere a nuovi eventi che saranno rilasciati durante questa prima metà del mese di aprile. Partiamo subito parlando ovviamente del festival. Il festival, come vi ho detto prima, apre le porte alla sua seconda fase. Seconda fase che viene presentata ovviamente con un bel tartaglione in prima pagina, dato che se Venti è stato il protagonista della prima parte, Tartaglia sarà sicuramente il protagonista della seconda parte. Nuovo evento che verrà rilasciato, o comunque che è già stato rilasciato appunto giorno 2 di aprile, ovvero ieri, solo che non ci ho fatto il video per recuperare il tutto insieme e fare un accorpamento degli eventi e anche dei banner che saranno presenti durante questo periodo e fare un unico video per incorporarvi tutto. Nuovo evento, Contending Tides, che avrà la possibilità di essere svolto a partire da giorno 2 di aprile del 2021 fino ovviamente al 12 aprile del 2021. Quindi abbiamo quasi, abbiamo proprio esattamente 10 giorni per poter completare questo tipo di evento, che non è particolarmente difficile, però giustamente capisco che questo più che altro è un evento tarato anche per giocatori un po' più veterani, in quanto le difficoltà, anche se i mostri magari non sono potentissimi, però possono raggiungere anche livelli piuttosto alti e quindi di conseguenza non è ovviamente facilissimo poter raccimolare tutte le ricompense. La cosa buona è che le varie ricompense in base alla difficoltà scelta potranno essere riscattate tutte in una volta, il che vuol dire che fare la difficoltà a livello più elevato consentirà comunque di ottenere anche le ricompense dei livelli sottostanti, un po' come abbiamo visto anche in altri eventi. Ci si potrà partecipare a partire dal rank avventura Turiero 20, ovviamente superiore, e durante questo evento i giocatori in generale potranno appunto cimentarsi in delle sfide presenti nell'arena della Dadaupa Gorge, dove al completamento verranno rilasciate le solite ricompense, quindi libri per l'esperienza, mora e primogems. È un evento piuttosto semplice, se devo essere onesto, anche perché non c'è una particolare difficoltà, se non ovviamente per i personaggi e per il fatto che giustamente bisogna in un qualche modo completare la richiesta che viene appunto fatta dal gioco stesso. Successivamente abbiamo un nuovo evento, ovvero il Wishful Drop Event. Wishful Drop Event che avrà come protagonista niente poco di meno che uno degli incubi peggiori presenti all'interno del gioco, soprattutto per i giocatori un po' meno veterani, ovvero l'Oceanid. L'Oceanid che potrà essere affrontato nella sua forma potenziata, a partire ovviamente dal rank 20, incominciando da giorno 9 fino al giorno 16 di aprile. Avremo la possibilità di poter affrontare un Oceanid molto più potente rispetto a quello che abbiamo affrontato precedentemente all'interno della mappa, potendo ottenere delle ricompense che saranno Endora, ovvero il minion a forma di Oceanid che sarà disponibile e sbloccabile al completamento ovviamente di questo evento, gli Heart of the Spring che ci permetteranno di essere scambiati in uno shop apposito per ottenere ricompense, e primogem che ovviamente saranno le ricompense base per il completamento di alcuni obiettivi. Infatti durante questo evento i giocatori potranno equipaggiare in questo caso l'Inquisite Endora, che sarà comunque, a differenza dell'Endora vero e proprio, un pet situazionale, ovvero che verrà utilizzato soltanto durante questa fase dell'evento, un po' come il Selkie che avevamo addosso durante la ricerca delle monete nei vecchi eventi, per chi magari se lo ricorda.
che incrementeranno per catturare appunto le creature oceanide. Quindi avremo questo Endora che farà una sorta di cercamine, no? Se avete presente, quindi ci permetterà di trovare appunto i mostri generati dall'oceanide e permetterci di catturarli. Incrementa l'area di esplorazione, ovviamente completando le plot quest, quindi delle missioni di trama, per guadagnare ricompense come il commemorativo gadget Endora, che per l'appunto sarà disponibile al completamento dell'evento e quindi diciamo una versione perenne che potrà essere utilizzata dal giocatore, gli Heart of the Spring e le Primogems. Dopo aver completato la Rodeiras Rage Challenge, i giocatori potranno usare i propri Heart of Spring e la propria resina per ottenere Character Exp Material e Other Rewards. Quindi si potranno utilizzare gli Heart of Spring e si potranno utilizzare anche in questo caso le resine, le original resin, quindi le resine non condensate in questo caso, per ottenere appunto delle ricompense ulteriori che sono per l'appunto i materiali per aumentare il livello del personaggio e magari, perché no, anche l'aumento delle armi. Quindi avremo la possibilità in un qualche modo di poter farmare, tra virgolette, quelli che sono appunto libri e oggetti per il potenziamento dei nostri personaggi. Quindi tanta bella robetta. Andiamo avanti perché viene annunciato anche il capitolo, viene annunciato anche l'Archon Quest Chapter 1. L'atto 4, ovvero We Will Be Reunited, quindi avremo la possibilità di continuare finalmente la storia principale che era rimasta sospesa già da un bel po' di tempo, più di 2 mesetti, credo, e finalmente avremo comunque parte della nuova storia che comincerà ad essere permanentemente aggiunta al gioco a partire dal giorno 12 di aprile. Alle ore 4 ovviamente del server, ma dipende ovviamente anche dalla nostra zona oraria. Vi ricordo che noi adesso siamo più 1, proprio al fatto che abbiamo cambiato il nostro orario, quindi tecnicamente dovremmo essere dalle 5 del nostro server, anche se in realtà forse questo è un orario di server globale, quindi vuol dire che alle 4 effettivamente dovrebbe essere già disponibile. Dopo aver raggiunto il corrispettivo Adventure Rank e aver completato tutte le precedenti quest, avremo la possibilità di sbloccare l'Archon Quest Chapter 1 Atto 4, che ovviamente sarà disponibile dal menu e che quindi potremo in un qualche modo giocare effettivamente. Andiamo avanti invece con la parte forse un po' più succosa, un po' più interessante per quanto riguarda il gioco stesso, ovvero l'Event Wish che caratterizzerà questa seconda fase del nostro festival, ovvero il banner dove torna nuovamente sinergico Tartaglia, però al suo interno avremo un nuovo personaggio 4 stelle, ovvero Rosaria. Rosaria ne abbiamo già parlato in altri video, vi ho già parlato anche del suo moveset e quelle che sono le mie impressioni per quanto riguarda questo personaggio, però ci sono anche altri due personaggi che saranno sinergici all'interno di questo banner. Io mi permetto di chiamarli sinergici perché sono abituato a chiamarli così, però avremo altri due personaggi che saranno i rate up, ecco, mettiamola così, e che quindi potranno essere trovati insieme ovviamente a Tartaglia. Parliamo di Barbara e Fischl. È un banner un po' particolare. Se devo dirvela tutta, è un banner un po' particolare perché Childe, ovviamente, o comunque Tartaglia, è pur sempre un 5 stelle. Io personalmente non lo possiedo e alla fine non si butta via niente, come si suol dire. Rosaria è nuova. Rosaria è nuova, è una 4 stelle, quindi sicuramente ci sarà occasione di poterla trovare anche in altri banner, però non sappiamo effettivamente quando potrà tornare nuovamente. Per cui il mio interesse è quello almeno di possedere i personaggi, quindi di conseguenza io pullerò. Cercherò addirittura di portarla a costellazione, dato che stiamo parlando di un 4 stelle, almeno una costellazione 2, io penso che sia
il minimo sindacabile. Per quanto riguarda Barbara e Fischel, io personalmente le ho già entrambe C6, essendo comunque un giocatore praticamente dal day one, ho avuto modo di poter pullare su diversi banner e avere la possibilità di poter maxare quasi facilmente questi personaggi. È un po' una zappa sui piedi, perché io fondamentalmente sto pullando solo per Rosaria, ma hey, devo alzare il pity rate, quindi tanto vale alzarlo su questo tipo di banner, quindi va benissimo così. E Rosaria è appunto entrato nelle mie grazie, è entrata nelle mie grazie, è entrata nel mio mirino, nel mio waifu sensor, come si suol dire, quindi bisogna assolutamente pullarla. Andiamo avanti perché verrà rilasciato anche il banner delle armi, dove avremo a disposizione lo Skyward Harp nuovamente, quindi altra, diciamo, altro banner army che va in un qualche modo a fare da cornice al personaggio di Tartaglia, ma anche il Lost Prayer of the Sacred Wind, che è praticamente un altro catalyst, sempre 5 stelle, che potrà essere trovato con maggiore probabilità all'interno di questo banner. Abbiamo anche archi o armi in generale 4 stelle, di cui uno in particolare, ovvero l'Alley Hunter. Alley Hunter, nuovo arco disponibile all'interno del gioco, che viene rilasciato in esclusiva su questo banner, quindi avremo la possibilità di poter ottenere questo nuovo arco di cui ovviamente parleremo a brevissimo. Per quanto riguarda ovviamente i nostri personaggi e ovviamente il gioco, avremo le test run come abbiamo avuto sempre, quindi sia Childe sia Rosaria che Fischel avranno la possibilità di avere la loro test run, dove si possono ottenere primogems, libri per il supporto e quindi l'avanzamento dei nostri personaggi, e mora, semplicemente come abbiamo avuto possibilità di farlo anche con gli altri personaggi. Ritorna anche il Marvelous Merchandise, evento che ci ha permesso in un qualche modo di interagire un po' di più tra i giocatori, permettendoci di scambiare i pacchi all'interno dei mondi dei vari personaggi, dato che, come spiegato precedentemente, i mondi avevano pacchi diversi e quindi di conseguenza altri giocatori potevano entrare nel mondo di altri giocatori per ottenere il pacco che più ovviamente riteneva essere utile. Detto questo, evento che comincerà a partire dal giorno 16 di aprile per terminare giorno 23, quindi tutta la seconda metà di aprile viene caratterizzata fondamentalmente dal capitolo nuovo che verrà rilasciato e dal Marvelous Merchandise che rimetterà piede all'interno del gioco. Bisognerà essere rank avventuriero 12 o superiore per poter partecipare, e tutte le regole e tutte le sue modalità verranno rilasciate in seguito, ma penso che probabilmente non cambierà molto rispetto al vecchio merchandise che abbiamo avuto qualche mesetto fa con il Festival di Live, tra l'altro, se non ricordo male, quindi avremo la possibilità di poter gestire al meglio questa situazione. Ma adesso torniamo a parlare del banner delle armi. Torniamo a parlare del banner delle armi perché viene presentato ufficialmente per la prima volta un nuovo arco, ovvero l'Alley Hunter. Alley Hunter, che è arco 4 stelle, che sarà disponibile all'interno di questo banner e che in un qualche modo potrebbe essere un arco anche interessante. La sua passiva praticamente richiede che il personaggio che equipaggia quest'arco sia presente nel party ma non sul terreno. Qualora il personaggio non fosse presente sul terreno ma all'interno del party, avrà la possibilità di accumulare un buff che gli consentirà di togliere fino al 20% in più dei danni rispetto al normale, qualora ovviamente resti fuori dal campo. Mentre invece nel momento in cui il personaggio in questione entra in campo, per ogni tot tempo passato all'interno del campo di battaglia, avrà questo suo buff che andrà a decrescere di 4 punti percentuali per ogni secondo che il personaggio resta in campo, fino a quando non ritorna a zero. Quindi questo è un arco praticamente perfetto per quei personaggi che fanno entra ed esci. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono quei personaggi che restano fuori in disparte, entrano nel momento in cui devono scatenarsi e quindi devono sfoggiare tutta la loro abilità con le loro elemental skill, con le loro burst, e poi dopodiché escono e tornano nuovamente ad accumulare energia.
È un arco che a mio avviso può essere un ottimo sostituto anche per Tartaglia stesso. Non dimentichiamoci che Tartaglia comunque a mio avviso ha un grosso difetto, ovvero il cooldown della sua elemental skill che gli consente di ottenere le daghe d'acqua al posto dell'arco. Tartaglia l'80%, se non voglio sbilanciarmi troppo, utilizza Tartaglia come appunto DPS. Come DPS Hydro che fa danni tramite le dagger, quindi mi sembra assolutamente sensato il fatto di poter pullare anche quest'arco. È vero che esistono anche altre soluzioni free to play che sono decisamente migliori a mio avviso, come il Rust per chi vuole utilizzare Tartaglia come main DPS, o anche addirittura il Viridescent Hunt che è disponibile con il Battle Pass, però preso una volta sola per ottenere l'arco penso che comunque possa essere un buon investimento. È ovvio che poi ci sono tantissime possibilità per poter buildare un personaggio. C'è anche il nuovo arco free to play che non è malvagissimo, anche se ovviamente non lo consiglierei, però diciamo che alla meno peggio anche il nuovo arco in realtà anche su Tartaglia non è così malvagio. Detto questo, penso che quest'arco 4 stelle sia valido per alcuni personaggi, anche per una Fischl stessa comunque potrebbe essere valida se la utilizzate come un supporto elementale, quindi diciamo che è un arco che può essere utilizzato benissimo da Tartaglia, perché comunque secondo me Tartaglia sfrutta questa sua passiva entrando e uscendo dal terreno, non essendo un main DPS a mio avviso, però ci sono anche altri personaggi che possono sfruttare questa passiva anche come supporto, quindi devo dire che è un arco che può sembrare debole, ma che in realtà nasconde un potenziale ben preciso. Detto questo, io non ho nulla da aggiungere. Fatemi ovviamente sapere se avrete la possibilità di pullare su questi banner, se volete ovviamente ottenere una di queste armi o uno di questi nuovi personaggi. Io ne approfitto anche per farvi gli auguri di una felice e serena Pasqua, sperando che tutto possa andare per il meglio. Io vi auguro come sempre una buona giornata e ci becchiamo come sempre con il prossimo video. Bye bye!